di questi grassi abbiamo visto che è impossibile avere una carenza. L'unico modo per avere una carenza è lasciare ratti in accrescimento in diete senza grassi, e se c'è una contaminazione in grassi non esiste carenza. Poi abbiamo anche visto che gli omega 3 non sono essenziali, non c'è modo per avere carenza. L'unico modo è nelle nutrizioni parenterali, perché c'è uno sbilanciamento in questo caso tra gli omega 3 e gli omega 6. Altrimenti non c'è nessun altro modo per avere una carenza di omega 3. Poi altre cose interessanti è che, ad esempio, quando noi facciamo delle diete senza grassi, abbiamo un aumento del metabolismo. E questo l'abbiamo visto anche nel modulo dei carboidrati, quando analizzavamo le diete senza grassi, migulioravano un pochino tutti i parametri metabolici. Poi molte cose, adesso non mi soffermo su tante cose perché non è ancora finito il discorso grassi poliinsaturi, omega 3, omega 6, quindi li andremo a analizzare più in dettaglio più avanti. La cosa importante è che sono facilmente ossidabili, quindi è molto pericoloso perché destabilizzano la membrana. Poi che cosa abbiamo visto? Che gli omega 3 non hanno un effetto benefico per il cuore, ed anche sulla mortalità. Ad esempio, abbiamo visto negli eschimesi che aumentano la mortalità più che diminuirla. Per il cuore abbiamo visto anche una review